veniva scritta una pagina importantissima per la storia di questo paese. Era la prima edizione del Carracino. Un mare di persone, vuoi per la novità, vuoi per la curiosità. Poi il passaparola, le tifoserie, la tanta voglia di fare da parte di tantissima gente ha reso la seconda edizione un trionfo. Stasera è la conferma che il Carracino c'è, è reale ed è forte. E Rassina c'è. E soprattutto Rassina c'è. Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione del Carracino Rassinese. Però come l'anno scorso si può fare meglio. Buonasera a tutti e benvenuti alla terza edizione del Carracino Rassinese. Oggi, 29 giugno 2015, io, Niccolò Tinti, in qualità di Araldo della Giostra, decreto ed inauguro l'inizio della terza edizione del Carracino. E tanto per non perdere tempo, vado a presentare le figure più importanti di questa giostra. Io partirei dal maestro di campo, però voglio un tifo particolare, il nostro maestro di campo Marco Paolini! Altre due figure fondamentali del nostro Carracino, i cancellieri Andreani Giacomo e Sandro Cutini! Io partirei con la presentazione dei cavalieri del Rione del Borgo. Per il Rione del Borgo entra con i colori del Borgo Emanuele Fantini. A seguire entra il primo cavaliere Michele Pastorini. Il secondo cavaliere Stefano Falzini. Il terzo cavaliere Luigi Giuliano. E per ultimo entra in campo Michele Bianchini in qualità di capitano del Rione e si fa vedere la carretta 2015. Il secondo Rione che vi vengo a presentare è il Rione della Lama. L'ultimo Carracino di settembre. Il secondo cavaliere Davide Biagini. E allora, se ci siamo, presentiamo il terzo cavaliere, una new entry, Filippo Acciai. Per ultimo, che ci porta anche la carretta del 2015, Andrea Rio!
è il rione di là dal ponte. Il primo a entrare in campo è il nostro giudice Andrea Giovani. Il primo cavaliere del rione è il nostro bellissimo Daniele Giovani. Il secondo cavaliere è lui che porta anche lo stendardo, Moni Dante Giauduri. Il terzo cavaliere o cavaliera è lui, Fabio Cerofolini. Ed infine lo vedo scalpitare con la carretta del 2015 il nostro Filippo Oretti. Il quarto rione, il rione di Villa Rosa, il primo personaggio ad entrare del rione di Villa Rosa è il nostro giudice Davide Cupini. Il primo cavaliere del rione di Villa Rosa ad entrare in campo è una new entry, Marco Gnassi! Lo sguardo cattivo, il secondo cavaliere Andrea Bigoni! Il terzo cavaliere, sempre più ricciolo, Mirko Ghezzi! È lì che scalpita, è già pronto, con la carretta che scomma, il quarto cavaliere, Stefano Pietrini! Del Carracino che deve entrare in campo, la figura più importante, il nostro magistrato di campo, nonché presidente della giuria, Gianmarco Rosini! Si preparino i cavalieri del rione del Borgo. Preparino i cavalieri del rione della Lama. (Susurra)
del Rione della Lama ha marcato punti 2. Si preparino i cavalieri del Rione di là dal ponte. Il primo cavaliere del Rione di là dal ponte ha marcato punti 0. Si preparino i cavalieri del Rione di Villa Rosa. Il primo cavaliere del Rione di Villa Rosa ha marcato punti 2. Il secondo cavaliere del Rione del Borgo ha marcato punti 4, ma non avendo correttamente terminato la carriera, avendo anticipatamente consegnato la lancia, la carriera è nulla! Il secondo cavaliere del Rione della Lama ha marcato punti 4. Si preparino i cavalieri del Rione di là dal ponte. Del Rione di là dal ponte ha marcato punti 3. Il secondo cavaliere del Rione di Villa Rosa ha marcato punti 3. Invito i quattro cavalieri del Rione della Lama a salire sul palco. Gianmarco, vieni sul palco. I quattro cavalieri del Rione della Lama. Prima di fare la premiazione, un applauso a tutti i rioni. Un applauso a chi si è dato da fare per la realizzazione di questo carrascino. Un applauso a tutti quelli che hanno partecipato, che ci hanno messo del suo, senza i quali non si sarebbe fatto niente. Si aggiudica l'edizione
di giugno 2015 del nostro carrasino, il Rio.